Benvenuti a Terra Madre, stiamo parlando con tanti maestri del gusto. Walter, intanto complimenti per essere stato riconfermato maestro del gusto, tu ormai sei un decano. Ecco, cosa significa per la tua azienda essere maestro del gusto? Buongiorno a tutti. Allora, per noi essere maestro del gusto, a parte il fatto, è un riconoscimento, è un onore portarlo avanti negli anni e nel tempo. Però è anche un impegno ed è anche uno standard da tenere sempre presente, anche perché prima di diventare maestro del gusto, insomma, è per tenere sempre alto l'asticella. Vengono due volte all'anno a controllare dal laboratorio analisi della Camera di Commercio, quindi dobbiamo sempre fare attenzione e, insomma, essere sempre all'occhio a queste cose. Mi riassumi in tre parole, in tre concetti, cosa significa essere un artigiano di eccellenza oggi a Torino nel 2024? E essere artigiano oggi, ma da sempre in pratica, da Torino in tutto il mondo, vuol dire che ci devi mettere del tuo, c'è poco da fare. Devi iniziare, fare le cose per bene, trovare anche a volte delle innovazioni, aggiornarti e soprattutto metterti del tuo, ti devi mettere in gioco.